Giornata di ogni santi per i cattolici, è un giorno dedicato alla preghiera, alla spiritualità, domani sarà la commemorazione dei defunti, questo riguarda tutti quanti noi. E noi stasera vogliamo indagare l'aspetto dell'attenzione verso il mistero che ha l'essere umano, della trascendenza, della spiritualità che è connaturata con l'uomo, sia che egli creda o che non creda, è una dimensione particolare, ce l'abbiamo soltanto noi. Che relazione ha con il nostro cervello? Che significa poi sul nostro organismo pregare? Perché alcune persone credono e altre no? C'è differenza tra di loro? Vogliamo provare a chiederlo al neurologo, a Piero Barbanti. Bentornato a Gheo, neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Allora, com'è il cervello di chi crede, Piero? È un cervello, per dirlo con uno slogan, più distaccato dagli eventi e meno emotivo. Per noi è interessante vedere quello che succede sotto la risonanza magnetica funzionale, che è un po' una lente di ingrandimento di quello che succede. Beh, la parte parietale, che è quella che si connette al mondo esterno, diventa un pochino più torpida. E la parte che fa il commento, un po' il critico emotivo, chiamato talamo e striato, diventa più placato, più tranquillo. Cosa significa? Riduco l'afflusso di informazioni dall'esterno e quindi aumento il mio contatto con il mondo, da me verso fuori, più che da fuori verso dentro, che è ciò che noi viviamo purtroppo tutti i giorni. Quindi questa capacità di estraniarsi in parte ha proprio un riflesso che si vede in risonanza funzionale. Si vede, cosa sì. Che invece chi non crede, chi non vive una dimensione in qualche modo sì, spirituale questi o di tensione o di preghiera non ha. Gli fa questa risonanza, non vede queste cose? Certo, queste risonanze vengono fatte sempre confrontando il soggetto che viene richiesto in quel momento di pensare a un certo compito, in questo caso di fede, di credo, mentre il soggetto di controllo è chi invece sia completamente scettico. Ecco, e cosa succede quando una persona di fede, una persona che crede, vive proprio un'esperienza mistica? Avviene un qualcosa di molto simile a quello che succede utilizzando, sembra grossa la frase, ma è così scientificamente, le sostanze psichedeliche come la psilocibina e l'LSD. Cioè noi abbiamo una sorta di tessitura di neuroni che è attiva quando noi siamo rilassati. Immaginiamo di stare al mare nel lettino, non a dormire, senza cuffiette nelle orecchie, con gli occhi chiusi, la nostra mente vaga, peschiamo nei nostri ricordi. Questo si chiama default network. Bene, questo sistema di riposo nell'esperienza mistica si disintegra, si chiama dissoluzione dell'ego. Quindi si giunge ad un relax talmente profondo che addirittura disconnette il nostro sistema naturale di rilassamento, di pensiero che procede per associazioni semplici, di tranquillità. E che ci succede in quei casi? Può succedere di tutto? Beh, succede che, evidentemente, per chi creda, ci sono delle situazioni di percezione di cose che altri non percepiscono. E il fatto che sotto sempre la risonanza magnetica funzionale chi abbia esperienze del genere non sia distinguibile da chi utilizza sostanze psichedeliche dimostra che c'è comunque un correlato, il cervello si modifica strutturalmente. Ecco, chi crede nei momenti difficili, per esempio quando è affetto da una malattia, si affida a Dio, al suo Dio, no? Cosa ne pensa la scienza di questo? La scienza, diciamo innanzitutto, che pensa molto, 3.300 lavori scientifici, 2.000 negli ultimi 10-12 anni. C'è un lavoro fatto dall'Università di Columbia, New York, una delle più prestigiose università del mondo, che ha seguito soggetti ad altissimo rischio depressivo, figli di depressi gravi. Ebbene, il 90% di quelli che professavano, che dicevano di credere, non sviluppava depressione. E come si vede in questa immagine, se uno guarda il pannello che è sulla sinistra, il loro cervello, vedi che ha più aree rosse. La spiegazione con risonanza magnetica funzionale è che la corteccia cerebrale di questi soggetti diventa più spessa in alcune aree, quindi come se la tessitura dei neuroni fosse più fitta e quindi più resistente allo strappo dato dagli eventi stressanti, che sono quelli che nella vita capitano a tutti e che nei soggetti più deboli possono dare depressione. Quindi è la dimostrazione spaventosa sotto il profilo scientifico di come credere rinforzi la tessitura
e il numero e i legami tra le cellule nervose. Di come sia in fondo effettivamente una protezione che noi abbiamo. È una protezione che è dentro la testa, noi la sentiamo dentro il cuore, ma è dentro però la testa. È dentro la testa e quindi anche la preghiera ha una capacità, ha un potere reale. È stato, sono no? stati fatti tanti studi. Io dico preghiera, ma dico anche forme di meditazione, di mantra invocati. Immagino proprio questi, i rosari sono un po' dei lunghi mantra ripetitivi, ma anche in altre pratiche spirituali, non per forza cattoliche. Assolutamente, ci sono no. queste litanie, queste nenie, queste ripetizioni, no? Che inducono cosa? Beh, intanto inducono una riduzione media del 66% di sviluppo di malattie neuropsichiatriche, tumori cardiovascolari, lo dice la scienza. Dai. E poi è interessante vedere che tanto il mantra quanto l'Ave Maria sincronizzi il respiro su 6 atti respiratori al minuto, che è una frequenza di respiro in grado di stimolare il nostro sistema di relax parasimpatico. E se si recita il rosario, forse una volta succedeva molto frequentemente, in particolare nei paesi, nelle province, ma anche nelle città, con il celebrante, questa alternanza fatta regolarmente era sostanzialmente una sorta di wellness per il cervello, oltre che per la fede, ovviamente. Quindi fa proprio bene. Sì. Cioè, avere una dimensione spirituale, credere, saper pregare, saper praticare per chi non prega, fa bene, ci fa vivere meglio. Fa vivere meglio e fa vivere più a lungo. È stato stimato che chi frequenti ambienti religiosi, ma in questo caso può essere anche legato al fatto che magari è anziano ed esce di casa e quindi un po' si muove, ha 7 anni d'aspettativa di vita in più, 15 anni secondo le statistiche nei neri americani. Ma anche il voler aspettare una festività religiosa come oggi, pensiamo a una festività importante, può aumentare la vitalità. È stato valutato in soggetti, in ebrei anziani oltre 75 anni, un calo del 25% di mortalità, anzi 24% la cifra esatta, la settimana prima della Pasqua ebraica. Cioè il voler vivere a lungo per arrivare ad una festa religiosa importante ci fa stare meglio e posticipare la nostra morte. Ecco, e poi riducono i livelli di ansia, riducono fede e spiritualità. Riducono i livelli di ansia e aumentano, questo perché si distacca una zona chiamata cingolo anteriore, non è che si distacchi dal cervello, certo. Si distacca dal superlavoro e ci consente di vedere gli eventi senza commentare. Era passata prima un'immagine sì. Estremamente interessante, fatta da ricercatori dell'Università di Glostrup, che è una celebre università della Danimarca, sullo spirito del Natale. Cioè il Natale, vabbè, ormai è un mese e mezzo, certo. Quasi 2 mesi, è ormai alle porte. Cosa succede? Ci si sente più buoni, ci si sente emozionati. Chi abbia una fede verso il Natale ha attive quelle zone del cervello lì, una zona che correla con la trascendenza, ma soprattutto le zone del riconoscimento dei volti e del loro significato. Certo. Quindi ci fa essere più nei panni di chi è vicino, quindi più buoni. Però ci sono anche quelli che stanno malissimo durante le festività tipo Natale. Purtroppo sì, e non sono quelli studiati nello studio, ecco. Perché le feste di Natale portano tanti nodi al pettine. Tanti nodi al pettine, quello. Va bene, comunque grazie. Grazie, è stato Sveva. Molto affascinante questa conversazione. Grazie a Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto e Scientifico San Raffaele Pisana. E adesso andiamo a vedere...